Ti fidi di me? Oh sì, Jack. Insieme supereremo tutto. No, Jack, non ci stai qui, stai in acqua. Ciao, Georgie. Non mi saluti? I miei dicono che non devo parlare con gli sconosciuti. Beh, a parte che lo hai appena fatto, ma non possiamo essere sconosciuti se ci stiamo conoscendo ora. Beh, in effetti è vero. Lo vuoi un regalo? Un regalo? Sì, un bel palloncino. Ma che schifo. Ah, sti giovani d'oggi, niente li fa più divertire. Ehi, Georgie, ma è strano. Tu non hai paura di me? Ah, di la verità, sei terrorizzato. Sei talmente agitato dalla mia presenza che tremi e non riesci a muoverti, vero? Eh? Ah, no, no, tranquillo, zio. Ho capito che sei a posto. Nessun problema. Ah, niente paura? No, no. Neanche un pochino? No. Poco, poco. Beh, ma se facessi così... paura, eh? Ah, ma tu sei quello degli scherzi, dei prank su YouTube. Minchia, Fred, ci sta. Ma veramente? Mangiamo, beviamo di giorno, di notte, no. Ci ubriachiamo, spacchiamo tutto, la rendiamo al suolo questa no. Merda di casa! Allora, no, no... Ehi, Gianfrazio! Ehi, Coso! Allora, com'è? Come va la quarantena? Mi stai chiedendo come va la quarantena? Sì, esatto, come va? Davvero lo vuoi sapere? Sì, dai, spara! Vuole sapere come va la quarantena? Ecco come va! La tua fottutissima quarantena! Guarda come va la quarantena! Va benissimo la quarantena! Splendidamente! Cosa vogliono dire questi cartelli? Vietato sbandare con la macchina. Vietato fare incidenti. Non scivolare sui serpenti. Vietato volare sopra le biciclette. Vietato trombare. Vietato farsi rapire. Non calpestare le strisce nere. Vietato il colore blu. Vietato sparare polpette dalle ruote. Vietato avercelo storto. Esatto. E faccio vedere il biglietto, se ce l'ha. Ce l'ho, se non ce l'ho l'ho perso. Te l'ha perso e farò la contravvenzione, va bene? Vuoi una sigaretta? No, grazie. Guardi che non è mica per corrompere. Ci mancherebbe che vuole corrompermi con una sigaretta. Vuole il pacchetto. Senta, non faccia lo spiritoso, mi faccia vedere sto biglietto. Se ce l'ha e la chiudiamo lì, va bene? Questo. Cioè, 20 minuti per farlo saltare fuori? Tanto lei che doveva fare? Doveva andare a una festa. Comunque questo biglietto è pluritimbrato. Eh? È stato timbrato più volte questo biglietto. E si vede che l'ho pagato di più. Cos'è certo. Successo qua? E niente, non c'è il biglietto. Ah, c'ho il biglietto, lo biglietto fa, bisogna sì. Averlo, E certo che bisogna averlo. Gli dia una bella multina. Senta, per favore, già è difficile, se viene qua anche lei è un disastro, per favore. Nome e cognome, avanti. Aieie. Cosa? Aieie. Dica il cognome, con un nome così chi sa il cognome, Sentiamo. Aieie. Aieie. Brazorf. Aieie Brazorf. Lei si chiama Yeye Brazo. Cioè la mamma marocchina e il papà serbo croato. Sento che sta per succedere qualcosa. Guarda lì, due condor. Presagio di sventura. Ma se sono piccioni? No, intendo quello là. Dove? Là, dietro la pietra. Quale pietra? Mi, quella lì grigia. Ma quella lì? Ma quella è la testa di una vecchia. Ho visto male. No, è la cataratta e non hai visto niente. Ciao, Georgie. Non mi saluti. I miei dicono che non devo parlare con gli sconosciuti. E beh, a parte che l'hai appena fatto, ma non possiamo essere sconosciuti se ci stiamo conoscendo ora. Beh, in effetti è vero. Lo vuoi un regalo? Un regalo? Sì, un palloncino. Ma che schifo. Ah, sti giovani d'oggi, niente più li fa divertire. Ehi, Georgie, ma è strano. Tu non hai paura di me? Ah, di la verità. Sei terrorizzato. Sei talmente agitato dalla mia presenza che tremi e non riesci a muoverti, vero? Eh? Ah, no, 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 tranquillo, zio. Ho capito che sei a posto. Nessun problema. Ah, niente paura? No, no. Neanche un pochino? No. Poco, poco? Beh, ma se facessi così... paura, eh? Ma tu sei quello degli scherzi, dei prank su YouTube. Minchia, fra ci sta. Ma veramente? Ciccio, spostati! Non si saluta intanto! Che cosa sono io? Meno del suo zerbino? Un po' di rispetto, dai, ha capito? Guarda che lei la curo! Buongiorno! Cosa ha fatto le scuole differenziali, lei? Lo mette alla fine il saluto? Ma di come si è svegliata di malumore, però? No, malumore sarà sua moglie di malumore, ha capito? No, allora, cerchiamo di ragionare, io sto aspettando una cosa urgente! Ragionare con lei è praticamente impossibile, perché? Dato il quoziente intellettivo che possiede! Ma perché devo offendere? Buongiorno! Posso? Allora, a me non mi si prende il giro, ha capito? Perché lei è apparentemente educato, ma sotto sotto un gran cafone! Perché? Perché quando sto lavando il pavimento gradirei che non si passasse di qua, ha capito? Il pavimento si lava la mattina presto! Allora, il pavimento, caro mio bel furbino, lavo quando lo dico io! Lei oltre che maleducato è un vigliacco! Signora mia, guarda io che... la curo! Ma prima di tutto la cantina! Io la curo! Ma si...
sei scemo? Mio cugino è diventato sordo per questo scherzo idiota! Vegeta, io prendo quello grosso e misterioso, Gile. Il mio nome è Jiren. Cerca di confondermi, è davvero forte. Ma perché quelli grossi e misteriosi li devi sempre prendere tu? Perché sono il protagonista e nel copione c'è scritto così. Si era detto che ero io il protagonista. Vabbè, io prendo quello grosso grossissimo. Tappo. Come vi permettete di storpiare i nostri nomi? Fai attenzione, Vegeta. Vogliono confonderci le idee. Sono bravi. Sarà dura. Ma Batman, questo non lo puoi fare. Dobbiamo... Tu non dirmi cosa o non cosa devo fare. Io sono Batman. Tu sei solo Robin. Quando io vado in giro e dico ciao, io sono Batman. Tu no, tu non puoi dirlo perché tu sei quella che è insieme a Batman. Che lavora con Batman. Che fa le cose che gli dice Batman. Perché senza Batman non vale niente. Sei cattivo! Ed ora procederemo all'operazione vera e propria, eh? Eseguirò un'incisione. Latero, temporale o occipitale, però. Dottor Pivetta, lo ben so, eh! Non mi suggerisca i termini. Là! Adesso andrò a rimuovere filamenti neurovegetativi. Eccoli qua. Oh, dottor Schustenberg, ti tenga. Ed ora siamo arrivati a una situazione molto importante, delicata. Certo. La sala deve essere completamente asettica, lo sappiamo. Non deve esserci il minimo batterio nell'aria perché... Che cosa mette dentro le mani, dottor Pivetta? Già lui ha sternutito! Allora avanti! Sgracchiamo dentro, via! Sono tornato e questa volta vincerò. Lo vedremo. Ho fatto anche d'altro! E spelli... Spelli... com'era? Spelli armadio, no? Oh, maledetta Alzheimer! E spelli Armus! Ah, siamo un po' fuori forma! Facciamo mani nude, vecchio mio! Ah, fatti avanti! Cosa stavo facendo? Ah, sì, Voldemort! Ah, un crampo! Capitano, laggiù ci sono due superstiti! Sì, capitano, ma non ci sono più scialuppe di salvataggio. Come facciamo? Ehi, pupa, vieni con me? Mi chiamo Carmelo. Buongiorno, buongiorno. Complimenti per l'ottima scelta. Grazie. Ora, sistemare il treppiedi modulare. Avvitare il bullone A con il cacciavite a stella. Assicurare il processore all'intercabine C. Inserire il gancio B nell'apposito alloggiamento. Inserire... E fallo d'oro! Ma porca miseria, che giornata! Sistemare il treppiedi modulare. Avvitare il bullone A con il cacciavite... Assicurate il percussore... Innestare agganciare... Voilà. Fatto. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Allora, dobbiamo trovare un piano. Guarda Fede, le paperette! Qua, 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 qua! Sì, belle, ci possono trovare. Quindi dobbiamo avere un piano per... La tigre! Ma mi vuoi ascoltare? Sì, ma tu ascolta anche un po' la natura, Fede. Ehi, Rose, amore mio, che ne dici di andare in camera a divertirci, eh? Oh, sì, Jack. Cos'è stato? Non è niente, Rose. È solo un rumorino. Ma no, è solo un rumorino! Da niente. Colei che tutto muove, madre natura. So che gli altri raccontano le loro vite super fighe, avventurose e piene di imprevisti, ma la mia è una normale vita normale, fatta di cose normali in un mondo di normalità. Quindi potrei raccontarvi di aver affrontato un T-Rex, o essere stato capo di una banda di orsacchiotti di peluche e aver conquistato il mondo. Ma non l'ho fatto e quindi... niente. Sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, sì. Ok, hai ragione tu. Davvero? No. Le cicale, 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 cicale della formica. Le fissano sino alle lita e la stagnano le folissi tu della ciacalini bello sì tu le tu l'amore cicale cicale. Polizia, aprite la porta. Uè, guaglio, è arrivata la polizia.
90 la paura! Ci stiamo caccando sotto! Cosa? Ci stiamo caccando sotto! Cosa? Ci stiamo cagando sotto! Sì, ho capito, era per dire ma va! Ora che abbiamo tutto possiamo far saltare la città, provocare un incidente aereo, mettere in guerra il paese, far scoppiare il nucleo della Terra. No, no e no, molto di più. Oh mio Dio, provochiamo una catastrofe interstellare! No, facciamo saltare la macchinetta automatica delle merendine. La macchinetta delle merendine? Esatto! E la facciamo saltare? Boom! Stamattina questa maledetta mi ha fregato i soldi e i miei biscotti al cioccolato. Sto volando, Jack! Sto volando! Ehi, bro. Sì, sono te dal futuro, non fare domande, non abbiamo tempo. Esattamente tra 3 ore affonderete, la stronza salverà il suo bel culetto su una porta e sopravviverà. Tu invece creperai surgelato come un bastoncino fin da su qualunque. Ma vaffan... Adesso stai volando, bitch! Ehi, ragazzi, lo so che è difficile, ma è venuta l'ora di dirsi addio. Ormai ho una famiglia, sono grande e non riesco più a essere un buon allenatore. Siete liberi. Charmander, Squirtle. No, non lo possiamo più essere. So che per voi sarà dura. E voi difficilmente riuscirete a fare a meno di me e vivrete disperatamente non sapendo dove andare. Charmander! Squirtle. Sì, ma bando alle anguille. Vai, Tommaso, dimostra di che pasta sei fatto. Prostralo. Cosa? Vai, avviliscilo. What? Fallo fuori. E di fallo fuori. Avanti, Robin, scelgo te. Attacca. Cosa sono, un Pokémon adesso? Anche se di notte suona la sirena. Anche se di notte suona la sirena. Quando noi usciamo nessuno più ci frena. Quando noi usciamo nessuno più ci frena.